Assessore, tranvia Togliatti, finalmente un sogno che si realizza. Sì, è un sogno per noi, l'abbiamo desiderato da tanti anni, ci abbiamo lavorato, ma è un sogno anche per i cittadini. È una linea tangenziale molto importante che unisce tante linee su ferro, dalla metro A alla metro B alla metro C all'FL2 fino anche al tram Giardinetti, e che realizza quella maglia su ferro che è l'obiettivo di questa amministrazione. Significa servire tanti quadranti, tanti quartieri e migliaia, centinaia di migliaia di cittadini del quadrante est della città. E se poi diciamo ci mettiamo anche il fatto che questa potrà essere proseguita oltre Suba Augusta, attraversando il parco della Appia Antica per andare poi al quartiere Ardeatino e lungo Viale Marconi, questa diventa un'opera strafondamentale per tutta la città. Abbiamo visto anche in un tempo abbastanza breve. Sì, in un tempo breve, nel senso che noi finiremo il progetto di fattibilità tecnico-economica col quale potremo andare in gara entro 3 mesi. E a quel punto, trattandosi di fondi di PNRR, noi potremo andare appunto in appalto integrato e quindi aggiudicare l'opera entro la fine dell'anno. Quindi vuol dire che potremo iniziare i cantieri, ecco, entro il 2023 e poi proseguirli nel 2024 e nel 2025. Grazie, assessore. Grazie a voi.